Avevo capito che era una follia, una pazzia totale, non ci si poteva riuscire. Stavo già per telefonargli e dirgli che non se ne faceva nulla, però in quella settimana, nel frattempo, avevo cominciato a rileggere i due volumi in Audi che avevo a casa, dell'Orlando Furioso, già tutti sottolineati in attesa di chissà quale messa in scena. E mentre li leggevo, mi figuravo sempre di più lui, il Ludovico, il poeta, a girare di corte in corte tra Mantova, Ferrara, Reggio Emilia, con i suoi fogli in mano, appena scritti. Beh, era da solo. Li leggeva? Li declamava? Si faceva accompagnare da un musico? Con che gesti avrà accompagnato i canti? Che timbro di voce avrà avuto? Li aveva imparati a memoria? O addirittura li improvvisava a seconda di come buttava la storia? Di certo, come tutti i narratori, sarà stato molto attento a spiare le reazioni degli astanti, a capire dove e in che punto il suo pubblico diventava più attento, più annoiato. Per esempio, mi figuravo Isabella d'Este, la sua mecenate, oggi si direbbe la sua sponsor. Lui lì a guardarla, a vedere come reagiva a quella svolta del racconto, come improvvisamente arrossiva quando l'intreccio amoroso si faceva più pepato, più erotico. E lui dietro a seguire i suoi personaggi, a cercare di renderli più vibranti, più sognanti, cercando di capire al volo come allungare una strofa, come sospendere un verso, come riprendere fiato, come ridar vita a un eroe già dato per perso. E allora ho telefonato a Stefano e ho detto: ma sì, dai, proviamoci. Proviamo, dopo secoli, a far sentire quanto ancora è bella e forte questa nostra ricca lingua. Quanti tesori in questo paese abbiamo che valgono più dei pozzi e dei petroli, che forse non servono a muovere le macchine, ma di sicuro muovono i cuori. E per far sì che la nostra immaginazione potesse aggrapparsi a una salda concisione, di tutto l'Orlando Furioso abbiamo scelto un solo filone, quello dell'amor conteso, contrastato, pazzo, folle, che tutto il mondo fa girare in giostra in perenne corsa. E per far sì che le parole del poeta risuonassero vive, come se vivessero ora, abbiamo scelto una scarna dimora. Come vedete, la scena è senza orpello. Soltanto laggiù, sul fondo, appariranno dei cavalli.